Oggi è un buon giorno. Siamo stati all'audizione del Senato sul codice degli appalti, sentiti sulle criticità, sui buoni pasto, che rappresentano un allarme per la nostra categoria, soprattutto dopo il fallimento di Qui Group, che ha messo in ginocchio migliaia di colleghi. Noi come federazione abbiamo deciso di salvaguardare fino in fondo in tutte le sedi il nostro lavoro, le nostre imprese e il mercato dei buoni pasto è diventato un problema serio che sta mettendo in ginocchio la nostra rete e che oggi abbiamo rappresentato in un modo puntuale con l'assistenza dei nostri legali. E devo dire che abbiamo avuto una grande attenzione e sensibilità da parte di tutta la Commissione e siamo fiduciosi di aver compreso che noi siamo un'economia del servizio, servizio che dà da mangiare ai lavoratori e che dobbiamo essere rispettati e considerati per il lavoro che eroghiamo. Chi non ha rispettato i pagamenti, chi continua a speculare sul nostro lavoro, dovrà preoccuparsi perché noi vogliamo svolgere la nostra funzione sostitutiva di mensa, ma pretendiamo essere pagati, essere rispettati per il valore e il servizio sociale che noi forniamo alla collettività. Quindi bar, ristoranti, gelaterie, balneari, mense. La nostra federazione è la più rappresentativa nel modo più assoluto di questi ambiti, con 300.000 imprese che operano su tutto il territorio nazionale. E quindi rispetto al tema della funzione sostitutiva di mensa, che nella stragrande maggioranza della nostra rete viene resa come servizio ai dipendenti pubblici ma anche privati, è un fattore vitale per il nostro settore. Il buono pasto sta diventando cattivo pasto perché in qualche modo con l'escalation che ha avuto con il fallimento di Qui Group, una delle più grandi aziende che attraverso Consip ha ottenuto negli ultimi anni le più grandi gare legate proprio alla pubblica amministrazione, è fallita e con questa ha messo in ginocchio la rete di piccole e piccolissime imprese ridistribuite su tutto il territorio e dove noi tutti, penso da consumatori piccoli o grandi che siamo, sicuramente sotto il bar, sotto il ristorante, un po' tutti abbiamo a che fare. Il fallimento è di 351 milioni, è stata un'azienda cui Consip ha giudicato questi grandissimi lotti ed è stata nel modello delle gare cui oggi stiamo parlando, quell'azienda un po' più agguerrita, più spregiudicata che per acquisire in qualche modo questi grandi appalti ha fatto delle commissioni così spregiudicate che alla fin fine non solo essa stessa ha fallito, ma ha messo in ginocchio 23.000 imprese distribuite su tutto il territorio, le quali sono in crisi partendo da fatture emesse con IVA pagata da 30.000 euro fino a diverse centinaia di migliaia di euro a secondo l'entità dell'impresa. Quindi stiamo parlando di un modello in qualche modo che ha messo in crisi una rete distributiva e dove la speculazione ha preso il sopravvento nei confronti di chi, come me, come operatore che dalla mattina alla sera cerchi di costruire un processo lavorativo per offrire un servizio alla cittadinanza, alla fin fine questo viene reso e poi il titolo in qualche modo per usufruire di questo servizio non viene o pagato o viene svalutato in una forma tale che alla fin fine la prestazione va in crisi, perché quando in un sistema di erogazione del servizio i costi superano le entrate, mi creda,
azienda va in crisi un modello, perché io sono costretto, insomma, alla fin fine, se si decide di dare un primo a un lavoratore, e prima di dargli questo primo è come se gli si dà due forchettate. È chiaro che alla fin fine si svaluta il valore della prestazione, stiamo parlando dei nostri figli, dei nostri lavoratori, e quindi al posto di creare dei meccanismi in cui quel primo sia più ricco, magari in un ambiente comodo, salutistico, perché alimentare i nostri lavoratori vuol dire anche efficientare in qualche modo la loro prestazione, invece si è creato questo meccanismo con gli attuali sistemi di aste, in cui il massimo ribasso non è comprare un occhiale o una pella, ma è svalutare il valore del pasto somministrato. E siamo arrivati a un livello in cui il fatto che delle aziende più spregiudicate abbiano creato questo buco mettendo in crisi un modello distributivo, oggi ci pone in questo momento la necessità di dire: se fino a ieri si è stato fatto il gioco della speculazione, perché c'è il lavoratore che ha bisogno di mangiare e noi che gli forniamo il servizio, in mezzo c'è la speculazione. E quindi sentirsi come me, alzarsi alle 5 della mattina, acquistare i prodotti al mercato, trasformarli con i nostri collaboratori, erogare un servizio e poi non essere pagati e andare in crisi aziendale perché il sistema di fatto non ha garantito chi poi eroga la prestazione, in qualche modo, mi creda, e io sono uno di quei creditori, sono uno di quello che ha sofferto, che rappresento tantissime piccole imprese, che noi abbiamo creato un gruppo di tutela di avvocati per cercare di assistirli in fase, come posso dire, sia di accertamento del passivo, per entrare dentro questo percorso, perché sono molto spesso piccole aziende familiari. E quindi in questa situazione di 23.000 imprese, di un sistema e soprattutto l'ultimo codice approvato degli appalti, che aveva l'obiettivo forse di dare più trasparenza, l'unica certezza che oggi certifichiamo come gare, che hanno semplicemente aumentato le commissioni e reso più vulnerabile il sistema. Il buono già di per sé crea delle forti agevolazioni fiscali e decontributive. Se poi a questo si aggiunge questa voglia di non erogare quel valore della somma, è chiaro che poi quello che sta succedendo sul mercato, che i colleghi cominciano a rifiutare lo strumento se dietro a quello non c'è il valore nominale, o comunque sia non è pagato, o persino, come è successo a 23.000 colleghi, rischiano essi stessi per un servizio reso di andare in crisi. E quindi noi siamo qui proprio attraverso soprattutto l'avvocato, che adesso entrerà magari in qualche merito, nel vedere come dare una risposta a una situazione che è angosciante nei confronti di chi gli manca quella liquidità per comprare le merci, per pagare i dipendenti, per pagare gli affitti, perché poi nelle prestazioni che diamo noi agli impiegati, dottore, noi abbiamo già il prezzo convenzionato, come si è sempre fatto con le persone, con chi ha uno stipendio. Non è che noi applichiamo i prezzi da menù, i prezzi standard, noi applichiamo il prezzo convenzionato del primo con il caffè, il dolce, cioè nei 10 euro fai entrare un pasto, e quindi è un prezzo già di per sé, come le posso dire, estremamente contenuto per fidelizzare, diciamo, no, il consumo o la fruizione di un locale rispetto a un altro. Quando a questa situazione si aggiunge il 20-22%, quando poi i pagamenti avvengono quando e come vogliono, e quando i pagamenti non arrivano persino affatto, è chiaro che c'è un panico su un mercato, su un settore, perché alla fin fine questo documento, se non viene poi onorato o se non risponde al suo valore, è chiaro che mette in discussione il mercato dei buoni pasto come strumento sostitutivo di mensa. Io oggi, in questo momento, per nome e conto dei piccolissimi imprese che stiamo cercando come federazione di rappresentare e tutelare in tutte le sedi, auspichiamo che in questa direzione si possano apportare quelle modifiche che noi adesso ci permettiamo di proporre a salvaguardia del pasto. Cioè, deve essere non un buono pasto, deve essere un pasto buono in cui
i valori, come posso dire, devono essere al rialzo e non, ripeto, al ribasso come oggi, ripeto, alla fin fine molti colleghi sono costretti a dare la pasta al pomodoro o a farla al burro, perché se il valore è di 5 facciale e sostanziale 3,50, io economicamente ti devo dare il valore di 3,50, ma se salvaguardiamo il valore che viene convenuto, il valore facciale, e si fa in modo, ripeto, di premiare la qualità o comunque il contesto che si offre, quello che noi auspichiamo, riusciamo, ripeto, a soddisfare il bisogno di alimentarsi del lavoratore e non speculare su questo diritto nei confronti, ripeto, di chi fa poco e nulla, perché, ripeto, siamo noi che alla 5 ci alziamo per fare da mangiare e in mezzo c'è questo giochino di carte, cartine, di aggiudicazioni che hanno messo in crisi il nostro modello, dove tutti noi andiamo a consumare, che sia il paese grande e piccolo, quindi come consumatori e come politici penso che abbiamo tutti la responsabilità di rispondere a questa deriva che secondo me rischia di mettere in discussione l'intero strumento monoplastico. Io darei solo adesso la parola all'avvocato, se può nel merito, insomma, dare delle indicazioni che noi abbiamo pensato e che non lasceremo agli atti, ma l'auspicio è, ripeto, salvaguardare il consumatore e chi lavora e magari combattere chi ha speculato fino ad oggi. Allora, buonasera, io intanto mi collego a quanto detto dal Presidente e appunto ringrazio il Presidente, i senatori e membri di questa Commissione per l'occasione che ci è stata data appunto di un confronto su punti specifici. Io appunto mi occuperò della parte un po' più giuridica, evidenziando 6 proposte di modifica del sistema dei buoni pasto, che poi abbiamo sviluppato anche in un documento che credo sia stato appunto sottoposto, comunque posto agli atti di questa commissione. Allora, approcciando almeno da parte mia lo studio dell'appalto dei servizi sostitutivi di mensa, ci si rende immediatamente conto che effettivamente necessita di un approccio particolare, tant'è che attualmente nell'attuale codice è disciplinato da una norma DOC, per la particolarità del sistema proprio di funzionamento di questo appalto. Perché se noi guardiamo le tipologie tipiche su cui si è strutturato il decreto legislativo 50 e in precedenza le vecchie leggi sugli appalti pubblici, vengono prese come considerazioni 2 tipologie contrattuali base di contratti che comportano una spesa per la pubblica amministrazione. Queste sono l'appalto e la concessione. Poi ci sono ovviamente nuove figure di confine, partenariati pubblici privati, ma lì è una questione totalmente diversa. L'appalto come è costruito? Un soggetto esercita un servizio, svolge un servizio, effettua una fornitura, e offre dei lavori, realizza dei lavori, realizza un'opera e viene pagato dalla pubblica amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato. La concessione è una struttura che non è come l'appalto bilaterale ma triangolare, perché abbiamo un soggetto che esercita un servizio o realizza un'opera e ricava il proprio corrispettivo nella maggior parte dallo sfruttamento economico dell'opera o del servizio, quindi da un terzo soggetto, l'utente. Quindi abbiamo una struttura triangolare. Nell'ipotesi del servizio sostitutivo mensa, quindi in verità appunto di quello che noi chiamiamo sistema dei buoni pasto, in verità il sistema è quadrangolare o quadrilaterale, perché abbiamo la pubblica amministrazione, che è il soggetto che ha necessità di un servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti. Questo servizio sostitutivo di mensa viene acquisito dalla pubblica amministrazione attraverso una gara pubblica. La gara pubblica è fatta nei confronti delle società emittenti buoni pasto. Ma le società emittenti buoni pasto non sono coloro che poi danno il servizio sostitutivo di mensa, cioè non è coloro che fanno effettivamente la mensa, ma danno un buono, questo documento che legittima chi lo riceve, nel caso appunto il dipendente, terzo angolo di questa struttura, che legittima il dipendente ad andare a un numero X di pubblici esercizi convenzionati con la società emittente e consegnando questo buono pasto ottengono una prestazione, che è quella sostitutiva di mensa. Quindi, come vedete, la particolarità di questa struttura rispetto alle strutture standard del codice è che ha 4 lati. Società emittente, PA, legate da un contratto. Dipendente, legato da un contratto di lavoro dipendente con la pubblica amministrazione.
e poi pubblico esercizio, da cui va il dipendente per ricevere il pasto, che però il suo pagamento lo ritrova nella società emittente. Qual è stato il problema di Qui Group, del fallimento di Qui Group? È che nel momento in cui i soggetti titolari di pubblici esercizi sono andati a richiedere il pagamento di prestazioni che loro avevano già fatto da tempo, non hanno trovato più un soggetto solvente. Quindi la PA aveva pagato Qui Group, la PA aveva dato i buoni pasto, i buoni pasto erano stati spesi, quindi i dipendenti non hanno avuto un danno, il soggetto che si era acquisito il rischio finanziario è rimasto sostanzialmente col rischio in casa e con la necessità di doversi inserire al passivo di una società e probabilmente non rivedere, se non tutto, ma quantomeno la più parte, dei corrispettivi del servizio reso. A questo punto noi abbiamo fatto uno sforzo per cercare di rimanere al sistema immutato, su quale potrebbero essere delle piccole modifiche al codice che potrebbero far venire meno, comunque ridurre questo rischio finanziario. La prima modifica che c'è, che ci ripare possa essere utile a, diciamo così, ridurre questo rischio finanziario, è l'estensione del sistema della garanzia definitiva anche ai pubblici esercizi in questa particolare tipologia di contratti. Allora, gli articoli a cui ci riferiamo sono il 103 e il 104 del codice. La modifica poi, per come l'abbiamo valutata, potrebbe essere fatta direttamente nell'articolo che si occupa del servizio sostitutivo di mezzi, quindi nel 144. In pratica, il 103 e il 104, che sono le garanzie definitive per il buon esercizio di un servizio, per la buona realizzazione di un'opera o buona realizzazione di fornitura, sono delle garanzie che vengono rese dall'appaltatore o dal concessionario in favore della pubblica amministrazione. E anche in questo caso c'era la garanzia, però era solo a favore di Consip. Cioè Consip poteva quindi escutere questa fideiussione, ma solo per danno proprio. Non poteva escuterla per un danno di terzi che erano estranei al rapporto contrattuale. E perché non poteva farlo? Perché la legge non lo consente, perché quella fideiussione rilasciata da un istituto bancario, un istituto assicurativo, un soggetto ad esso equiparato, e aveva un confine ben preciso. C'è la tutela del contraente, ma il contraente era la Consip, non i pubblici esercizi. Attraverso una minima modifica normativa, prevedendo che in questa tipologia di contratti la garanzia va anche a coprire eventuali inadempimenti che la società emittente non fa nei confronti direttamente dell'apparato statale, dell'apparato pubblico, del contraente pubblico, ma anche nei confronti del soggetto che poi materialmente esercita il servizio, rende il servizio, potrebbe essere un qualcosa che, se fosse stato fatto prima, ad oggi probabilmente non ci farebbe trovare in una situazione di esposizione dei pubblici esercizi così forte. Un'altra via, che non è sostitutiva, non è sostitutiva né alternativa, ma può andare può andare, congiungersi, oppure può essere una via, effettivamente, anche da utilizzare da sola, il sistema delle penali. Ad oggi il sistema delle penali nei contratti pubblici è sempre posto a tutela del contraente pubblico, quindi solitamente sono delle penali che vanno a colpire eventuali ritardi nella realizzazione di un'opera, negli step, nelle milestone che ci sono nelle lavorazioni, oppure nell'esercizio di un servizio o nello svolgimento di una fornitura. Allo stesso modo, se nel codice viene previsto che debbano essere in questa particolare tipologia di contratti anche delle penali per i ritardi che le società emittenti hanno nel pagare e nel cambiare i buoni pasto, a questo punto che cosa si otterrebbe? Si otterrebbe in verità un sistema virtuoso, perché il sistema delle penali, le penali sono un catalizzatore di attenzione per l'appaltatore, perché sa l'appaltatore che se supera un tot di valore le penali, mi pare ad oggi il 10%, si ha la risoluzione del contratto. E comunque è prevista anche la possibilità per la stazione appaltante, per questo dico e o rispetto alla precedente modifica, per la stazione appaltante di escutere la fideiussione, la garanzia definitiva, che poi deve essere reintegrata, per coprire il valore delle penali. A questo punto, se le penali, un'introduzione a norma in questo tipo, che prevede l'escussione della garanzia, copertura delle penali, le penali in questo modo prese possono essere distribuite per risarcire. Mi permetto, è corretta? Perché mi è venuto anche a me lo stesso dubbio. Che cosa vanno a risarcire? Io direi, più che il credito puro, nudo e crudo, che era la prima cosa che era venuta in mente anche a me,
il ritardo nel saldo del credito. Quindi non fa venir meno l'onere della società emittente di cambiare il buono pasto, ma va a saldare il danno da ritardo che subisce il pubblico esercizio in quel gap temporale di ritardo nel pagamento. Questo che cosa si dovrebbe poi, cosa si dovrebbe collegare? Qui poi ci colleghiamo anche alle successive ipotesi di modifica che c'erano appunto venute in mente. In un necessario controllo da parte della stazione appaltante, come viene fatto in verità per i subappaltatori rispetto all'appaltatore, che siano effettivamente pagati i buoni pasto, cioè nel senso che siano poi ricambiati i buoni pasto, quindi che non ci sia effettivamente un ritardo nei pagamenti, perché ovviamente nel momento in cui faccio questo controllo, cioè istituzionalizzo questo controllo, poi arrivo ad un punto in cui il soggetto sa che viene controllato e quindi rischia la risoluzione del contratto nell'ipotesi di ritardati pagamenti. Nel frangente, l'escussione delle penali comporta ovviamente un esborso economico per la società emittente, che può essere, in caso di mancato pagamento della penale, richiesto attraverso l'escussione della fideiussione, che è comunque un danno economico per la società emittente, perché nel momento in cui viene escussa la fideiussione gli deve reintegrarla, almeno fino a quando c'è in vigore il contratto. Anche sul fattore tempo è il core business che molti emettitori, non essendoci penali, pur essendo nel buono pasto pagamento a 15-20 giorni, succede che viene fatto a 2, 3, 6 mesi, un anno, perché loro cosa fanno? Prendono i soldi, più ritardatamente lo danno e più riescono probabilmente a fare intermediazione finanziaria. È come se noi dicessimo ai nostri dipendenti o all'Enel o all'affittuario: ti pago fra 6 mesi o ti pago fra 8 mesi, non ci danno le merci, ci spengono la luce, cioè noi siamo soggetti in un meccanismo, cioè, di ricatto, in cui queste convenzioni, questi condizionamenti ci hanno posto in una situazione in cui proprio i nostri che sono distribuiti sul territorio cominciano a dire: ma perché dobbiamo fare il gioco di uno strumento speculativo, e se c'è un diritto non cerchiamo di valutare in un modo diverso come fare? Perché, ripeto, componente è tempo, componente della commissione, servizi aggiuntivi, un meccanismo rispetto al semplice fatto che noi la mattina eroghiamo un servizio e vorremmo semplicemente che questo sia eseguito a condizioni trasparenti e non penalizzanti, come anche il fattore tempo. Scusate. No, ma io scherzo. Cioè, come vedete, poi materialmente l'esigenza pratica ha un suo risvolto giuridico e un'ipotesi, poi, perché poi questo qui ovviamente mi permetto, non è il lavoro nostro che analizziamo la normativa, ma per fortuna è anche il lavoro vostro, che poi alla fine dovete prendere la decisione di come modificare la normativa per arrivare ad un risultato utile. La terza proposta di modifica è un'estensione della delega ministeriale attualmente in essere, che è stata esercitata col DM 122, prevedendo che cosa? Prevedendo la possibilità per il Ministero di stabilire un format di contratto tra PA e società emittente. In questa maniera, ovviamente, tutto quello che noi abbiamo detto, in verità, potrebbe essere già incanalato in un format contrattuale che uniformi più correttamente tutte le gare di buoni pasto, in maniera tale che tutti sanno, ma anche gli esercizi, i pubblici esercizi sanno, quelle che sono le clausole che dovrà rispettare la società emittente nei confronti della pubblica amministrazione. Questa tecnica è possibile? In verità è già possibile a legislazione vigente, cioè è già stata prevista in altri ambiti dei contratti pubblici, per dire, per i format di garanzia definitiva, appunto. Cioè il format di garanzia definitiva, cioè di fideiussione, è un format stabilito dal Ministero su delega, appunto, del decreto legislativo 50. Altra proposta di modifica, un po' collegata alla precedente, è prevedere sempre a livello normativo o delle clausole tipo o comunque un vero e proprio format di contratto tipo. Questo si potrebbe eventualmente anche attraverso un passaggio con l'ANAC, attraverso l'ANAC, di un contratto tipo dell'ultimo angolo della figura che avevamo descritto prima, cioè quello tra società emittente e pubblico esercizio, cioè dell'accordo di convenzionamento,
in maniera tale che sia la stessa amministrazione che in questo modo può verificare, può tra virgolette imporre, e questo comunque è consentito anche a Costituzione vigente dall'articolo 41, perché abbiamo una struttura quadrangolare. Nelle altre gare si prende e si impone un determinato testo contrattuale e si mette a gara. Perfetto, poiché qui sono due soggetti, c'è cioè una situazione particolare, nulla mi vieta da un lato di imporre uno schema tipo di contratto tra pubblica amministrazione e società emittente, ma dall'altro mi può anche consentire di imporre uno schema tipo di accordo di convenzionamento tra pubblico esercizio e società emittente. Perché alla fine della fiera, come abbiamo detto, sono due soggetti che materialmente servono in questo giro contrattuale per arrivare a dare, diciamo così, da mangiare al dipendente. La società emittente che dà il buono, ma il pubblico esercizio che dà il servizio. Infine, le ultime due modifiche, e poi mi taccio, si potrebbe valutare di eliminare, meglio faccio un passaggio indietro, ad oggi le gare sono all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel settore dei buoni pasto. Quindi c'è già un'offerta tecnica sommata ad un'offerta economica. Noi sappiamo però che già a codice vigente è possibile fare delle gare effettuate a costo fisso, quindi tutto sull'offerta tecnica. Nella struttura attuale dell'articolo 144 è previsto il ribasso sul valore facciale del buono. Questo ha portato un po' le problematiche che descriveva prima il Presidente, per cui c'era una corsa al ribasso sui buoni, e quindi è vero che all'apparenza l'amministrazione pagava di meno, però dall'altra parte questo sconto veniva totalmente ribaltato sul pubblico esercizio, che non solo guadagnava di meno, ma doveva offrire di più per mantenere, diciamo così, la concorrenzialità del proprio servizio, e si assumeva oltretutto il rischio finanziario di cui abbiamo parlato prima. A questo punto, se effettivamente valutiamo che la problematica è quant'è lo sconto, si potrebbe pensare a offerte a costo fisso, e quindi tutto sull'offerta tecnica. Cioè, nel risvolto pratico, fai mangiare meglio il dipendente, dai più servizi, io ti faccio vincere la gara per questo. Oppure hai una rete di vendita maggiore, qualitativa, io ti faccio vendere per questo. Non perché sostanzialmente invece di farti pagare 7 euro, te li faccio pagare 7 euro, 6 euro. Perché questo poi è lo sconto sul valore facciale. Che io do un documento che invece che sopra scritto 7 euro, ma in verità l'ho pagato 6,50. E questo sconto poi mi si ribalta sul pubblico esercizio. L'unico soggetto che alla fine non subisce lo sconto è paradossalmente chi lo sconto offre, cioè la società emittente. Mi capisco che effettivamente è un po' un giro, sembra un giro di parole, però è effettivamente così, proprio per la particolare struttura di questa tipologia di appalto. Magari i 7 euro venissero pagati 6,50, lo dico. Diciamo che sono stato forse troppo ottimista. Quando tu metti il 20%, i 6 mesi fatti, la spedizione, la rendicontazione, un ragioniere che deve mettere uno per uno, fare 15 tipologie di fatture, avvocato alla fin fine economicamente, quel bono è di 4,55 euro rispetto a un'erogazione estremamente più importante. Cioè, si è creato un meccanismo che questo ribasso, come veniva richiamato, alla fin fine tutti vanno a offrire sconti più bassi, tanto pagano gli altri. E allora questo sistema di andare a responsabilizzare i soggetti, che non si può andare al bar, ordinare il caffè e poi andarsene senza pagare, oppure dice paga qualcun altro, qui è un sistema proprio di responsabilità sociale. Cioè, le imprese stanno in un luogo, hanno un'attività, hanno un rischio di impresa, hanno dipendenti, hanno bisogno di una serie di fattori, erogano un servizio sociale importante dai piccoli comuni, dai piccoli luoghi. Cioè, è il modello, è uno stile italiano, che il buono pasto era stato visto e intravisto come valore aggiunto, oggi come un problema. È un problema serio, al punto che quando un consumatore vede e tira fuori questi fogliettini da gialli colorati, ci piglia il panico, perché da un lato ha il dispiacere perché un cliente, il nostro lavoro è quello di accogliere, ma quando tu vedi questo strumento, ripeto, ci prende l'angoscia, perché non sappiamo se lo riscuotiamo, sappiamo che è svalutato, sappiamo che deve essere rendicontato, sappiamo che deve essere gestito da un ragioniere. Il nostro mestiere è quello di fare un buon piatto, di soddisfare e rendere e far star bene le persone,
e ci troviamo in questo meccanismo che ci sta veramente mortificando. E quindi l'occasione di oggi è chiedere proprio a voi, insomma, che voglio dire, il bar e il ristorante sono la casa fuori casa degli italiani, insomma, sono i luoghi nostri. Oggi c'è un modello in crisi per un sistema perverso che ha messo in ginocchio, insomma, la nostra rete. Vediamo come, soprattutto in un momento di cambiamento come quello attuale, di dare una risposta soprattutto ai piccoli, a quelli dalla mattina alla sera cercano di portare il pane a casa. E mi permetto, l'ultima proposta di modifica che ipotizzavamo è di intervenire sulla rete di esercizi convenzionabili, o meglio, ad oggi è prevista anche la possibilità di offrire sulla rete di esercizi, quindi sul numero effettivamente di ampiezza della rete di esercizi convenzionabili. Ora, prevedendolo come impegno quindi a realizzarla, a un certo punto se offro che ho una certa rete di esercizi, io devo garantire che cosa? Garantire che questa rete di esercizi sia mantenuta tale per tutta la vigenza del contratto. Allora, noi sappiamo oggi che il soggetto contrattuale debole in questo giro è il pubblico esercizio. Quindi come faccio a farlo diventare una parte, un contrattuale un po' più forte? Prevedendo sostanzialmente una causa di risoluzione ex legge del contratto di appalto tra società emittente e PA, ricollegata ad una riduzione percentuale della rete al di sotto di una determinata soglia. Questo che cosa comporterebbe? Potrebbe comportare una sorta di circolo virtuoso. Perché? Se il pubblico esercizio non si trova bene perché non viene pagato, potrebbe effettivamente recedere dall'accordo di convenzionamento. Quando questo succede in chiave sostanziosa, ovviamente un numero grosso di esercizi recederanno, la percentuale di grandezza della rete si ridurrà. A questo punto, se la società emittente sa che c'è questo rischio, diciamo così, coccolerà di più il pubblico esercizio, cioè sarà più attento. E se questo viene collegato ad una verifica periodica, che era la stessa che dicevamo in precedenza per l'applicazione delle penali, potrebbe, diciamo, portare quello che oggi è stato un circolo vizioso che ha condotto al fallimento di quei group, un circolo virtuoso. E qui mi taccio. Vi ringrazio. L'ultima cosa, con cui ticket, questa mancanza di condizione ci hanno imposto, nonostante noi a Consip abbiamo scritto incontri perché era un fallimento annunciato, i contratti ci hanno imposto, nonostante questi erano mesi che non pagavano le fatture, noi non eravamo liberi di non accettare i buoni nonostante ci fosse l'inadempienza. Solo da quando c'è stata la risoluzione del Ministero, ma quindi noi non solo non riscuotavamo da 6 mesi, ma abbiamo dovuto erogare il servizio per altri 6 mesi a dipendenti pubblici, aumentando la nostra esposizione e arrivando al modello dei 351 milioni di debito di questo modello. Ecco perché queste modifiche che l'avvocato proponeva le abbiamo vissute sulla nostra pelle, sulle nostre cicatrici. Ecco perché ci permettiamo di inserire queste osservazioni, semplicemente per responsabilizzare tutte le parti in causa, perché non è accettabile che a pagare sia sempre chi, come noi, dalla mattina alla sera cerca solo di fare bene il proprio lavoro. Senatore Fede, ho visto che vuole intervenire. Un breve intervento. Innanzitutto vi ringrazio della segnalazione fatta. E avete fatto riferimento a delle note, se non sono pervenute in maniera corretta fatecele avere, perché sono importanti anche in formato Word, le mandate a mettere d'accordo con la segreteria, anche perché il problema che voi avete sollevato nel mondo degli appalti può sembrare un problema marginale visto in maniera generale, però quello dei buoni pasto è un argomento che passa per tutte le pubbliche amministrazioni, che passa per il vivere quotidiano di migliaia, milioni di dipendenti pubblici o privati. E questo malcostume generato da un approccio che probabilmente era partito per dare un servizio migliore, per favorire le pubbliche amministrazioni a spendere meno, per centralizzare, poi si è rivelato di fatto, con i dati che voi avete indicato, una spada di Damocle, perché è un fallimento di cui il caso di riferimento, 351 milioni e 23.000 imprese di cui group, è sicuramente l'aspetto più eclatante, però sappiamo bene come la cronaca anche negli anni precedenti ha portato a molte problematiche di società che poi non pagavano questi beni, come ha detto bene, questi buoni, come ha detto bene il Presidente,
erano inesigibili, quindi spesso il dipendente andava lì, cacciava il biglietto e l'esercente giustamente diceva non si accettano questi buoni perché poi non abbiamo difficoltà ad essere pagati. Quindi questo indica che veramente si è creato un canale in cui la pubblica amministrazione ha dato milioni di euro ad un soggetto che era un semplice intermediario che ha speculato sul lavoro di tanti vecchi esercizi che siamo quelli che noi dobbiamo tutelare, e quindi veramente è un aspetto tra i più spiacevoli della storia Sconsip, secondo me, tra i tanti purtroppo. Per cui lavorare per migliorare è fondamentale, per questo vi ringrazio degli appunti, ne terremo conto e se ci ripete avere poi vedremo di farli convertire in norme che potranno dare maggiore tutela a chi lavora tutti i giorni per milioni di dipendenti che fruiscono i vostri servizi. Grazie. Senatrice Faggi. Grazie, buonasera, ringrazio anch'io perché sono venuta a conoscenza di questo problema che mi era già stato, avendo fatto il sindaco, mi era successa una cosa di questo tipo, ovviamente in misura molto più piccola. Avvocato, tra queste proposte che lei, questo ventaglio di proposte tra virgolette risolutive di questo, per tentare non di risolvere, insomma di alleggerire questo problema che mi sembra abbastanza complesso, un'indicazione sua come legale, la più attuabile, tenga presente che le procedure, lo sa meglio di me, sono molto complesse qui all'interno, tenga presente che abbiamo un iter da seguire altrettanto complessi e faraginosi, perché è giusto doverci dire le cose. Il problema che è stato oggi posto all'attenzione è un problema piuttosto grave, in continuo, mi sembra, peggioramento, al punto tale che si continuano a fare, i buoni pasto ci sono, l'ha detto chiaramente il Presidente, viene il panico quando uno si presenta con un foglietto, tu lo devi prendere, non sai quando riscuoti. Tra queste proposte, quale ritiene lei la più attuabile, più semplice all'interno di quella che è una revisione che verrà del codice degli appalti, ma anche qualche cosa che possa essere, mi permetta la parola, più spicciola, più semplice, però magari nell'immediato cominciare a dare un segnale? Allora, ringrazio della domanda. Secondo me, parlo da giurista, direi la più semplice e la più immediata da portare è quella sull'estensione delle garanzie definitive, perché in verità è un sì, perché effettivamente è la più semplice da portare, perché comporta esclusivamente magari anche l'aggiunta di un comma molto semplice all'interno del 144, con una quindi applicazione derogatoria del 103 e del 104. Mi riferisco a 103 e 104 perché 103 è quella standard, 104 è per gli appalti di valore altissimo, non so se se rientra addirittura in questo valore gli appalti buoni pasto, però per uniformità andrebbe apposta su tutte e due, e in verità avrebbe l'impatto più immediato perché si applicherebbe immediatamente dalle gare lanciate sin dal giorno dopo dell'entrata in vigore della norma, salvo che voi non stabiliate un'entrata in vigore più dilazionata nel tempo, e che avrebbe un effetto immediato su tutti gli appalti e attenzionerebbe ovviamente tutto il resto. Le altre modifiche hanno un impatto ovviamente un po' più a cascata. Faccio un esempio, quella sui contratti tipo, che è molto importante, però poi il contratto tipo deve essere scritto. E quindi il fatto del ribasso sul buono, sul valore faccia del buono, questo potrebbe essere un'eliminazione in verità puntuale, anche questa effettivamente molto rapida. Però ovviamente deve essere fatta, deve essere recepita nei bandi, deve essere immediata. Però in Francia, in tantissimi paesi europei, il valore facciale del buono è sacro, perché è quello che viene stabilito come giusto valore sostitutivo di mensa. E quello non può essere, mi spiego, quindi stabilire come fanno in Francia, dove il buono è nato, che la competizione deve essere su qualità, su servizi, su situazioni aggiuntive che creano uno stimolo privilegiando la qualità dell'offerta, secondo noi è come se si toglie la speculazione su uno strumento che, ripeto, che serve da mangiare ai nostri collaboratori, ai nostri dipendenti. Quindi secondo me l'aspetto salutistico dovrebbe avere, rispetto ad altre componenti, un valore
salvaguardato. Quindi mi permetto di completare quindi la risposta. E a livello proprio c'è di ciò che ha impatto, quello che potrebbe fare il legislatore con un piccolo intervento. Sicuramente quindi la riforma, la modalità 1, c'è l'estensione della garanzia perché comporta una minima aggiunta di un comma all'articolo 144 senza ulteriore attività esecutiva dopo e anche questa qui che è l'espunzione invece di un piccolo testo del comma che prevede i criteri di aggiudicazione, che è appunto l'eliminazione del ribasso sul costo facciale, sul valore facciale del buono. Queste sono due modifiche che non comportano esecuzione. Poi ovviamente tutte le altre sono altresì importanti, perché comunque... Però potrebbero essere, diciamo, degli interventi, tra virgolette, quelli più veloci, perché si tratta dell'aggiunta e della modifica di due commi del codice, che però permetterebbero già di raggiungere un obiettivo in attesa magari di una riformulazione un pochino più articolata successivamente, però comincerebbero ad andare a tamponare.